Ci siamo. Allora, buonasera, benvenuti a tutti. Ringrazio Monica per il contributo che ha dato nell'organizzare questo ulteriore webinar. Ringrazio tutti i partecipanti e le partecipanti, soprattutto, dalle quali mi attendo di essere entusiasmato sul come comunicare il cibo di eccellenza, tema che francamente, non conosco molto bene. Apprezzo molto il cibo di qualità, ma non sono bravo a comunicarlo. Certo, ho al mio fianco Monica, che in questo è una maestra e lo ha dimostrato, come credo, nello scegliere i partecipanti a questa piccola riunione. E poi conosco molto bene il giornalista, il dottor Sarno, che è fortemente impegnato su questo con ampi riconoscimenti e risultati. Sono certo che tutti gli altri relatori saranno all'altezza del ruolo che saranno chiamati qui nel raccontarci la loro esperienza, i loro programmi, la loro visione. Vi ascolterò con piacere e grazie. Allora, beh, salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono, insomma, in diretta Facebook e quelli che ci stanno seguendo qui adesso su Zoom. Io voglio semplicemente introdurre l'argomento di oggi, ma più che l'argomento sono le chiacchiere di esperienza tra amicizie nate in quarantena. Abbiamo qui a testimoniare appunto come si comunica oggi, diciamo così, in post-pandemia o during pandemia, i prodotti di eccellenza. Abbiamo Giusy Barbato da Pordenone, che è una food and wine digital manager, strategist manager. E poi abbiamo le rappresentanti del progetto Nutrimentiamo. Barbara Ancillai, Morena Rombolà e Iole Giglio, che non c'è, che salutiamo caldamente. Il nostro carissimo Alfonso Sarno, giornalista, scrittore e, diciamo così, menestrello cantore di sapori, ti possiamo chiamare così, Alfonso? Ecco, faccio menestrello dei sapori. Mi piace. Una persona a cui tengo veramente tanto, perché poi abbiamo il console dell'Unione dei Gourmet, giusto? Frank Maria De Feo. Quello che noi vogliamo come dire, un punto di vista oggi, che poi è anche lei. Bisogna far chiudere il microfono qualora non interveniamo, sì. Italiana, se non sbaglio, del nostro Ateneo Salernitano, e io ho avuto già modo di ascoltare la professoressa. Non so Adesso se credo sia Anna. Anna, non so chi è. Ok, allora dicevamo, quello che voglio, che quello che è stato il mio intento in questa giornata, è mettere insieme amici e amiche, soprattutto per quattro chiacchiere sui prodotti di eccellenza, sul modo di affrontare le nuove sfide. Ora voglio fare un'introduzione, voglio lasciare la parola ad Alfonso, che sicuramente di sapori, racconti, cronache, storie ne sa più di me, e con le parole è sicuramente magico. Quindi ad Alfonso lascio la parola. Grazie Monica, ma non sono magico. Già inizio male perché dico una cosa. Io, anche se faccio questo lavoro, io mi annoio molto quando vado alle serate, ecco, usiamo questo termine da balera, oppure quando seguo dei programmi televisivi o leggo delle cose, perché io parto da un altro presupposto. Il prodotto di per sé, la ricetta di per sé, a me interessano molto, molto poco, perché quello che a me piace è sapere che cosa c'è dietro ed è una cosa che ancora oggi non si riesce a trovare.
È vero che forse richiede da parte di tutti noi una maggiore attenzione, innanzitutto l'attenzione verso gli altri. Perché ti dico che la ricetta o il prodotto non mi interessa poco? Mi interessa poco perché diciamo che il prodotto è come un prodotto finale. A me piace sapere tutto quello che c'è dietro. Perché una determinata cultura, un determinato piatto, da dove nasce? Nasce da una storia. Cioè, se noi volessimo raccontare le vicende di una persona, di un piatto oppure di un prodotto, pensa a Matilde Serao. Matilde Serao, nei suoi libri, racconta. Mi potete interrompere, però, se non siete d'accordo, così diventa più vivace. Matilde Serao, per esempio, nei suoi romanzi, lei ti racconta dei peperoni, per esempio, o della pasta col pomodoro, ti fa proprio tutta la storia, ti fa vedere proprio la bellezza di questi cibi, di questi ingredienti. Che vivono con le persone della Napoli nobile, della Napoli popolare, eccetera. Questo è quello che manca nel nostro racconto, nella descrizione di oggi. Abbiamo il grande chef, abbiamo il grande vignaiolo, però non c'è dietro o una descrizione, un racconto enfatico, oppure ci sono solo delle note tecniche. Invece è bello capire, perché mangiare è quello che ci mantiene in vita, la vita è fatta di tante cose, e quindi io penso che noi forse dovremmo cambiare. Quindi tu stasera hai giustamente messo insieme delle persone, le quali, ecco, come nel fatto del box, per la cosa che fanno loro con l'aperitivo, ho fatto un articolo su un altro gruppo di ragazzi che a Salerno hanno lanciato Tipicum, e dove loro fanno sì che tu ti puoi comporre questo benedetto scatolo come vuoi tu, non so se lo conoscete, no? No. È nato da poco, da un mese, scegliendo tutti i prodotti, diciamo, che loro hanno a disposizione, ti puoi comporre quindi chiaramente questo benedetto pacco come vuoi tu. E loro, giustamente, questo mi dicevano nell'intervista, che loro stanno cercando di far uscire il prodotto attraverso il produttore, mentre molte volte fino ad oggi questa cosa non l'abbiamo trovata. Un'altra cosa triste è vedere come in televisione viene raccontato il cibo, perché io penso, non so se siete d'accordo, che anche nelle trasmissioni, quelle diciamo molto dedicate alla cucina, il piatto viene un po' banalizzato, nei passaggi, qua torniamo nella tecnica che manca, e viene banalizzato proprio con racconto. No? E questa secondo me è la cosa grave. Detto questo, lo posso dire Monica e a tutte voi, per un'esperienza personale, io penso che a livello economico i nostri prodotti potrebbero diventare veramente un volano economico. Io, come Monica sa, non amo molto mettermi in mostra, sono anni che vengo chiamato dalla televisione di Stato giapponese per fare dei prodotti, dei programmi di cucina. A Natale, per esempio, abbiamo girato a Napoli una puntata speciale che loro fanno ogni volta a Natale, e quest'anno ero sugli struffoli, e chiaramente che cosa voleva la regista giapponese? Che noi ricreassimo innanzitutto l'atmosfera, no? E poi si scendeva nei tecnicismi, tanto è vero che lei voleva i vari tipi di struffoli, e quelli casalinghi, quelli che si fanno in casa, sono stati fatti, e quindi si è girato a casa di una signora che ha fatto gli struffoli con i nipotini, ora hanno mangiato insieme. Ora dobbiamo chiaramente ricreare nel cibo questa atmosfera, e queste qua diciamo a Natale in casa Pupillo. Mi fermo, Monica. Che succede? Monica non mi sente. No, Monica, manca l'audio. Siete d'accordo con quello che ho detto? Sì, assolutamente. Poi ti darò concedi, assolutamente. Anzi, ti volevo ringraziare di queste precisazioni. È una battaglia che faccio da una vita. Grazie. Sì. Manca proprio l'anima nel racconto, cioè capire quello che c'è dietro. E gli stranieri, noi che lavoriamo tanto con gli stranieri, di chef stellati fantastici, si possono trovare in giro per il mondo, da Dubai, New York, ormai non ci sono confini. Quello che piace dell'Italia è la genuinità, cioè il capire che cosa c'è dietro anche a un cibo popolare, perché il popolare non è come può pensare qualcuno rozzo, ma il popolare è vero, è anima secondo me di un paese. Guarda, la prima trasmissione che ho fatto con NHK era una settimana in Costiera Amalfitana, e fece la puntata del cibo che era sulla colatura di Alici.
per esempio, no? Quindi c'è una grossa attenzione per questo e bisogna sapere innanzitutto avere uno standard di qualità alto e seconda cosa poi bisogna che cosa? Fare raccontare, ma fare raccontare come proprio una fiaba, perché il nostro cibo è una fiaba, in tutte le fiabe troviamo il cibo, no? Chi continua? Continuiamo così, visto che Monica... No, allora, l'intento è proprio quello di creare tra di voi una connessione. Quindi se volete vorrei continuare. Moderatore, esatto, il moderatore secondo me non, in questo momento non c'è bisogno. Io ci tenevo un attimino a far vedere sì, che prego, il in realtà si è andato a vestire nel frattempo, ho messo anche gli abiti da lavoro, tra virgolette. Eccoci. Volevo far vedere le tasson de degustation dei gourmet. Ecco, per vedere un pochino a tutti quanti. Ecco qua, allora, adesso lo poso. Senti, nel frattempo Monica, se mi fai condividere la presentazione. Sì, assolutamente, ti rendo per un attimo ospite. Sì. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare Alfonso per la puntualizzazione, è una battaglia che noi gourmet facciamo da anni. Ok, sei ospite e puoi fare tutto da solo. Esatto, non so se la vedete la presentazione già. Ecco qui, non so se non la vedete. Ancora no. No. Adesso? No. No. Un attimo, perché l'ha avviata la condivisione. Un secondo, forse dobbiamo andare un po' lentino. Frank, hai messo, ti sei poggiato? Io l'ho messa la presentazione. Eccola. Allora. Innanzitutto buonasera e grazie a tutti per avermi invitato, sono Frank Maria De Feo e faccio questa bellissima presentazione giocando con il gioco appunto di nomi, cose e città. Per lavoro creo nomi, incontro persone, degusto cibo, faccio vendere cose e visito città. Ecco, questa è un po' la mia mission. Allora, comunicare il cibo con gusto, come comunico il cibo di eccellenza? Allora, innanzitutto secondo me, ecco, ma un po' è una battaglia che facciamo come gourmet, serve un cambio di mentalità, lo dicevate anche voi prima. Le persone hanno dei bisogni da soddisfare e questi bisogni li soddisfano attraverso non tanto quello che è la realtà, ma come le cose vengono percepite. Il marketing, appunto, lo dicevamo prima, non è tanto il prodotto in quanto tale, ma è una battaglia di percezioni. Anzi, questa è la legge del positioning di Rice, la legge numero 4, ma io addirittura azzarderei dire che nel cibo di eccellenza muta proprio la concezione. Non si parla più di prodotto, ma si parla di esperienza. Lo diceva prima il giornalista Alfonso Sarno. Perché? Perché altrimenti rischieremo di fare la cosiddetta marketing miopia, cioè confonderemo il mezzo con l'oggetto della nostra comunicazione. E c'è questa bellissima frase di Elena... Chiedo scusa Frank, non so se è solo un problema mio o magari di banda. C'è una banda al centro. Sì. No, è un problema un po' di tutti, ecco qua. Adesso vedete bene? In orizzontale sì, la banda, meglio. Sì, più in basso. In basso, allora devo sì. Annullare, la metto proprio sotto. Adesso non dovresti vederla più, giusto? Piccolina sul nome. Questa sì. Qui? Sì. Chiedo scusa perché io non la vedevo. Adesso non dovreste vederla, giusto? Ecco, ok. Perfetto. Allora, c'è una frase bellissima di Maya Angelou che diceva: le persone si dimenticano quello che hai detto, possono dimenticare quello che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Ecco, nella ristorazione, nel prodotto di eccellenza, vorrei che per precisare che per prodotto di eccellenza non si intende, si intende anche il prodotto popolare di qualità, e il concetto di qualità un po' è bandito dalla comunicazione di eccellenza, poi vi spiegherò il perché. Comunque, alla fine, nel momento in cui noi facciamo stare bene quelle persone ricorderanno quell'esperienza e la racconteranno ai loro amici. Ecco, quindi vediamo come dal prodotto si passa all'esperienza e come dall'esperienza poi si passa anche a trasferire agli altri questa propria esperienza. Quello che in gergo viene chiamato il marketing esperienziale. Adesso, sfatiamo un mito. Io sono contro questa parola, perdonatemi, chiedo scusa particolarmente ad Alfonso.
alla parola di qualità. Allora, tutti i miei clienti dicono: io faccio prodotti, ho prodotti di qualità, faccio la pizza con prodotti di qualità. Nessuno sarà mai convinto, nessun competitor dirà la cosa contraria. E la qualità, io ho detto prima che ciò che conta nella comunicazione di eccellenza è la percezione, però la percezione si deve basare su dei parametri oggettivi, non su delle sensazioni. E quindi la gente, quando formula un parere su quello che noi gli abbiamo dato servito come cibo, si basa su parametri oggettivi per soggettivizzarseli. E quindi il concetto di qualità risulta per loro un parametro esclusivamente di tipo soggettivo. Non lo considerano proprio. Piuttosto il ricordo che hanno avuto durante quella serata. È un esempio tipico della pizza di Cracco. Quanto è importante un brand? Allora, ecco qui. Noi vediamo che Cracco ci ha costruito un impero e vende questa pizza a carissimo prezzo. Cioè, basta guardare questa slide. Voi quale delle due comprereste? Sicuramente la nostra, la pizza napoletana, rispetto ad una pizza di Cracco, che poi mi hanno detto che anche non è malvagia, voglio dire, però almeno dal punto di vista dell'impatto visivo, la nostra pizza batte tranquilla, tradizionale, batte tranquillamente, poi ci sarebbe tutto un mondo dietro la pizza da cui riferire. Però diciamo che vedete come in questo caso il brand vinca, la percezione del discorso, del marketing che c'è dietro, fa preferire, fa un prodotto rispetto all'altro, che non è detto che sia inferiore o peggiore. E qua lo vediamo proprio chiaramente, sono esattamente la stessa cosa, però se la chiamiamo Medellin costa 30 centesimi, se lo chiamiamo Muffin costa 2,50 euro, se ci mettiamo sopra una guarnizione con dei cioccolatini sopra diventa una cupcake che aumenta completamente il costo del prodotto. Quindi questo per dire che cosa? Che il ricordo e la percezione, la mente vince sempre sul prodotto. È un po' il modello che nel marketing si chiama il modello caratteristica, vantaggio, beneficio. Quando parliamo di qualità andiamo sempre a ricadere un po' nel lato delle caratteristiche, cioè la descrizione del prodotto. Il vantaggio invece rappresenta l'utilità di quel prodotto per chi sta mangiando del nostro cibo. Il beneficio invece si collega non solo ad un'esigenza, ad un bisogno, ma addirittura a un desiderio, che è l'esasperazione del bisogno. È, diciamo, il delightful del bisogno, è il delirio del bisogno. E allora, per concludere, che cosa vorrei dare? Allora, una piccola, brevissima ricetta che noi gourmetiamo per rendere il prodotto un'esperienza memorabile all'interno dei luoghi dove il cibo viene consumato. Io voglio vedere oltre la pandemia, e quindi mi perdonerete se non dico durante ma la extra pandemia timing, do come tempo. Allora, innanzitutto ragionare che le persone non sono clienti, ma sono persone con una loro storia, e dobbiamo metterci in ascolto di queste persone. Curare il contesto, il luogo, renderlo anche da quel punto di vista gradevole. Fare quello che diceva Alfonso, cioè creare dietro quel prodotto uno storytelling. Però attenzione, non quegli storytelling, perdonatemi il termine, pallosi, lunghi, ma ecco, grazie all'ascolto del cliente, saper bene quando inserire degli elementi. Oltretutto bisogna anche sempre curare il palato, la degustazione e poi il sensoriale. Quindi non ci dobbiamo soffermare soltanto al progetto piatto in quanto tale, ma deve essere proprio un menu che deve avere una propria storia, una propria logica, un proprio concept, come direbbero quelli bravi. Il servizio, dico sempre, non deve essere colto, deve essere colto. In che senso? Spesse volte abbiamo grandissimi chef, proprio alla fine chi presenta il piatto al cliente è un cameriere che sta presentando. Dicevamo l'importanza di quanto, l'abbiamo visto con Cracco, di quanto è importante il brand e di come creare un circolo virtuoso nei confronti. Il posizionamento di quel brand nella mente del cliente, che è fondamentale, perché l'abbiamo visto, il cliente compra esperienza, non compra il piatto. E non ragionare solo sul food cost. Infatti la qualità, noi per esempio il concetto di qualità di un bene non lo possiamo esprimere se non tangibilmente attraverso il food cost. Nel food cost però rientrano tante componenti materiali che noi non potremmo considerare, come l'esperienza del cameriere che dicevo prima, il concetto di tracciabilità che può servire a indicare la storia di quel piatto, di quel menu, e quindi lo ricolleghiamo allo storytelling, e la caratteristica di quel progetto di cucina che ci distingue rispetto alla concorrenza. Io con questo ho terminato, vi saluto, trovate anche i miei contatti nel caso voleste approfondire questo discorso con me, e siccome siamo in clima natalizio, auguro un proseguo di queste festività e un buon anno a tutti quanti voi che siete in ascolto. Grazie mille. Allora, un minuto solo che prendo
Allora, prendo in mano io la situazione per introdurre un attimo, per dire io un attimo una cosa. Soltanto un minuto se me lo date, perché cerco di sbloccare De Feo come ospite, non ho capito perché si è bloccato. Non riesco a vedere come posso fare. Perdonatemi, giusto un attimo. Comunque, nel frattempo. Nel frattempo, faccio una domanda. Quello che avete detto fin qui mi sembra riguardare soprattutto il piatto cucinato, l'esperienza dell'andare in un ristorante dove c'è uno chef che prepara piatti che ovviamente, sì, capisco perfettamente che richiedano un racconto. Mi domandavo come trasferire questi concetti in maniera efficace, indubbia l'utilità di questo approccio, ma quale possa essere la maniera efficace nel trasferire questi concetti al prodotto trasformato in loco e venduto all'estero. Senti, sono un po' fuori, noi qui siamo pieni di c'è sempre questo discorso. È semplice, esattamente la stessa cosa, cioè se ricordi, io parlo anche di luogo, no? Che potrebbe essere il luogo di origine, il positioning. Allora, l'Italia, noi abbiamo un posizionamento in tutto il mondo che depauperiamo, che è il posizionamento dell'Italian Sound, no? Il cibo italiano, il Made in Italy, e purtroppo lo depauperiamo perché lo facciamo produrre dai cinesi, però è esattamente lo stesso concetto. E l'altro elemento, non so chi lo dicevamo prima di andare in live, è il concetto di fare rete anche a livello di territori e raccontare insieme ai prodotti la storia del produttore e la storia dei territori. Esatto. Allora, ma questo mi porta a pensare che c'è sempre necessità di un contatto personale col consumatore finale. Assolutamente indispensabile. Vuole qualcuno che racconti. Assolutamente indispensabile. E questo richiede un investimento significativo che non sempre può essere alla portata dei nostri piccoli produttori. Sì, però Tommaso, scusami, tanti piccoli contributi fanno un contributo grande, cioè è ovvio che in questo momento il contributo del singolo anche per promuoversi all'estero o arrivare al cliente diventa veramente un onere pesante. Fare squadra significa che anche ogni piccolo contributo... Anche qua, non serve soltanto nella filiera verticale per arrivare all'estero, serve assolutamente anche... no, assolutamente anche qui. Però questo è tanti piccoli produttori messi insieme, sia nel campo della ristorazione, della trasformazione dei prodotti, dell'ospitalità, messi insieme possono creare un racconto. Infatti, se posso introdurre un attimino, perché qui capita proprio bene, il discorso che abbiamo fatto con le nostre colleghe, io, Morena e Iole, è stato, oltre a partire dall'esigenza, la comunicazione doveva trovare un valido alleato nel nome, e noi abbiamo proprio tenuto a cuore il dovere inserire come fondamento proprio l'amore, quindi il nutrimentiamo, questa parola che non esiste ed è stata inventata per il progetto, è proprio perché nutre le menti con amore, ed è sia questo amore tradotto come l'attenzione verso il cliente, sia e soprattutto la ricerca capillare, che vi assicuro è un lavoro meraviglioso, è un mondo che ci stiamo entrando ad esplorare, esatto, di tutti i tanti piccoli produttori. Il tartufo che proponiamo, c'è proprio un ragazzo che ha la passione, va a prendere i tartufi in montagna, se li lavora, e dà un prodotto che è eccellente. Non è il grande brand, ma il suo lavorare con amore il prodotto e proprio la ricerca e la cura che mette nel trovare la materia prima è sicuramente
traspare sicuramente quando si assaggiano i prodotti. L'amore che noi mettiamo in questo progetto è lo stesso amore che stiamo andando a trovare e riscontrare nei nostri produttori. La filiera è una filiera, io dico, cortissima, perché troviamo proprio a monte il produttore di quella materia. Il progetto, ci teniamo a comunicarlo, è un atto d'amore anche verso il pianeta, perché noi stiamo cercando, oltre alla filiera corta, oltre alla convivialità, perché tutto è partito dall'idea più banale, se vogliamo, rispetto esatto. a tutto il contesto, che è appunto la convivialità che mancava negli eventi digitali. È stata la prima, esatto, è la stata prima esigenza che abbiamo capito dover colmare, perché noi non siamo catering, noi siamo agenzia, quindi diamo delle soluzioni per gli eventi. E man mano, andando avanti, ci si è aperta questo orizzonte pazzesco con cui stiamo ogni giorno confrontandoci. Quindi la box sostiene un'attività, un progetto che è stato colpito nel primo lockdown. I produttori sono sostenuti. Addirittura abbiamo coinvolto un alveare. Gli alveari sono i gruppi di acquisto e abbiamo un'eccellenza di prodotto con una richiesta fatta da noi ed un prodotto fatto solo ed esclusivamente per noi a base di farro. Quindi una serie di... Non demonizziamo neanche la grossa industria, perché poi ci sono industrie che noi prodotti... Esatto, noi esatto. abbiamo nelle nostre box abbiamo anche Callipo, non so, l'azienda Callipo, che è un grandissimo imprenditore del tonno calabrese, di cui io sono orgogliosa e fiera. Quindi cerchiamo il produttore, ma cerchiamo anche chi ha costruito una grande azienda con dei prodotti di qualità. In maniera etica. Oltretutto, esatto, quindi esatto. diamo attenzione un po' a tutto questo. Quindi il mettere l'amore, il donare amore è in ogni dettaglio e le persone che ricevono le box sono loro stesse a promuoverle, a promuoverci. Sono arrivati i video, quindi il piccolo produttore che non avrebbe mai pensato di arrivare, ecco, ad Andy Breme magari, avendo lui fatto spontaneamente un video per ringraziare. Io penso che sia la pubblicità più bella. Anche perché lui ama l'Italia, quindi ama l'Italia, più di noi magari. Un po' quello che dicevo io, cioè voi avete realizzato un prodotto che va oltre il food cost, coinvolge esatto. le persone, ecco, è un prodotto perfetto e oltretutto ha anche un risvolto sociale. Sì, no? esatto. Non siete catering. Ecco, quando parliamo di catering, ritorniamo al discorso di caratteristica, valore, qualità. Voi avete superato anche il concetto di qualità. Esatto. Noi abbiamo nel primo lockdown, quello che noi raccontiamo appunto come esperienza dietro questo progetto, durante il primo lockdown eravamo come tutti un po' spaventati, lavorando con noi abbiamo passato veramente le notti con Barbara a lavorare, a cercare di capire cosa stava venendo meno. E noi che siamo italiani, io sono meridionale, quindi ancora di più il discorso della convivialità, dello stare a tavola, del cibo, della buona cucina, abbiamo capito che l'unica cosa che veniva meno, perché noi adesso ci stiamo vedendo online, è fantastico, io sono a Monaco, voi state un po' in tutta Italia, la cosa che non possiamo fare insieme è mangiare. E noi abbiamo creato, tramite un'azienda di Brescia, lo voglio dire perché è stata veramente, loro ci mandavano i campioni di questa box che è stata fatta per noi, mandavano le foto da casa, perché loro avevano i morti dietro la porta. Io dico, io vi adoro, solo per questo avete ancora una capacità di creare, di non mollare, nonostante quello che stava succedendo in Lombardia durante il primo lockdown. Per me è stato condizione migliore per andare avanti. Quindi noi ci siamo appassionate, perché noi non ci siamo inventati nulla, perché tutti comprano online, l'Italia è piena di prodotti d'eccellenza. Noi ci siamo inventati un nuovo modo di comunicare il cibo e di vivere un evento in maniera meno asettica, con una box dedicata. Io per esempio prendo un attimo la parola perché voglio dire questa cosa. Io da un po' di tempo insegno organizzazione di eventi ad alcuni ragazzi pugliesi e la prima cosa che faccio è questo: quando noi dobbiamo interfacciarci con le persone, dobbiamo raccontare la nostra idea, noi vendiamo emozioni. Per vendere queste emozioni noi le dobbiamo raccontare. Vi posso assicurare, adesso introduco Giusy, che di emozioni me ne ha fatte vivere molte ultimamente condividendo un suo progetto che porta avanti,
perché oggi dobbiamo raccontarle le cose e saperle anche raccontare alla base della vendita, proprio del marketing. Oggi c'è lo storytelling, cioè noi siamo fatti di immagine, o comunque questa immagine deve comunque corrispondere a una qualità dei sapori. Noi dobbiamo raccontare e vendere il reale, però, certo. Perché quindi ora chi tra i presenti, chi meglio di Giusy Barbato, che è Food and Wine Digital Strategist, che si occupa di comunicare il cibo. Io vorrei, se fosse possibile, non lo so, che Giusy raccontasse come, appunto, tra virgolette, come racconta i suoi clienti, i suoi prodotti. E passo la parola a Giusy a questo punto. Giusy, una tua breve presentazione, introducici tu. Allora, dunque, sì, grazie per la parola. Dunque, sì, io mi occupo di comunicazione e strategie di marketing digitale per il food e il wine. Sono anch'io una sommelier, quindi comunque il vino e il cibo sono una grande passione. Prima di rispondere un po' anche all'invito di Monica, vorrei dire una cosa a monte, forse un po' una piccola provocazione, però io vorrei dire una cosa: non esistono prodotti senza territorio, e purtroppo una delle più grosse problemi di questo paese, io ho vissuto un anno a New York per motivi miei personali un po' così, e seguivo molto alcuni, insomma, per motivi miei personali, insomma, alcuni ristoratori capresi che, insomma, avevano ormai avviato da tanti anni la loro comunque attività. Ho collaborato con delle comunque donne che creavano relazioni tra importatori e piccole aziende vitivinicole siciliane. Ho visto un po', diciamo, un po' le dinamiche. Il territorio è tutto. Senza territorio non esiste, potete parlare la storia, le emozioni, ma non esiste prodotto senza il territorio. E non è... Io sono tanti anni, comunque, insomma, nei miei piccoli anni ormai che mi occupo di questo, ho imparato una cosa: non sono i prodotti che fanno il territorio, è il territorio che fanno i prodotti. E soprattutto all'estero, prima arriva il territorio, poi arrivano i prodotti. Tanto è vero è che qualsiasi territorio italiano di forte vocazione enogastronomica è sempre un territorio molto forte nella comunicazione e nei servizi turistici. Purtroppo io sono mezza campana anch'io, io sono mezza campana, quindi sono mezza campana, mezza veneta, vivo tra Pordenone e Milano, sono un po', diciamo, uno un po' che, insomma, che viaggia un po' con la valigia, un po' in giro per il mondo, e ho visto sempre che comunque è il territorio è la vera forza che arriva a, diciamo, a comunicare. Sì, infatti la Puglia in questo periodo, negli ultimi anni, ha fatto una parte di comunicazione e strategia pazzesca. Quindi io, per esempio, vedo adesso, non so se vi è capitato anche voi, adesso c'è l'Alto Adige su Facebook. Io sono sempre raggiunta da numerose sponsorizzazioni in merito al mondo dell'Alto Adige, comunque tutte le peculiarità del territorio. Mi rendo conto che in questo momento non serve a niente, ma loro si portano avanti, stanno già facendo brand awareness, quindi questo significa essere avanti, o comunque cioè mi rendo conto che i piccoli produttori sono deboli se poi non c'è un territorio che li sostiene, sia di comunicazione, marketing, servizi, perché i turisti arrivano là dove ci sono servizi. Io sono vicino al Veneto, io adesso mi sto occupando di una comunque importante azienda che fa baccalà e prodotti di pesce gastronomici di alta qualità in Veneto, che adesso esploderà anche in Europa. Loro poi fanno anche dei mercati nelle zone balneari del Veneto, pieni di tedeschi, infatti hanno una marea di clientela tedesca. Cioè, c'è poco da dire. Laddove c'è un territorio che funziona, perdonate la mia provocazione piccola, non voglio fare polemica, nel senso, non assolutamente. No, fai bene. Però il produttore ci può arrivare. Storytelling, emozioni, sono poco, non servono a niente se poi non c'è un territorio che sostiene i produttori. Scusatemi se ho un po' questa foga, però soffro quando vedo aziende meravigliose
perché l'Italia in assoluto la più importante terra a livello di, a mio avviso, patrimonio enogastronomico culturale al mondo, completamente debole, che viene comunicata a spot, Veneto, Piemonte, Toscana. Io la Calabria, per esempio, non viene comunicata proprio, viene comunicata la Sicilia male. Perché grazie a ciò che ha fatto Donna Fugata, allora si è comunque trainato un certo comunque eco. Ma se io ho conosciuto un sacco di piccoli produttori, avevo una New York alla fiera così a febbraio con il loro piccolo banchetto, ma neanche venivano ignorati dagli importatori, perché non c'era un territorio che li sosteneva, primo. Seconda cosa, la presenza digitale online spesso aiuta a superare la barriera per arrivare al consumatore finale nei mercati esteri. Quando c'è un importatore di mezzo tra produttore e consumatore finale, l'importatore è un raccoglitore di ordini. Raramente, a meno che non sei una grandissima azienda e quindi allora comunque si fanno eventi e così via, tipo, non so, Mio Etto, parlo per quanto riguarda il Prosecco, ecco. Così. Cioè, l'importatore non è che si mette poi, o il distributore, a raccontare le peculiarità del piccolo produttore che fa magari le 15.000 bottiglie di vino fatto bene, con amore e passione. No, va là e poi dopo arriva il consumatore finale, va sullo scaffale, brand awareness, quindi magari infatti ti do conferma qui, per esempio in Germania, almeno io per esperienza personale a Monaco vedo maschio dovunque. Maschio, okay. Siamo ancora d'accordo. In una logica di vendita e non una logica appunto di proposizione di un'identità. Quindi già un sito online, una presenza digitale efficace in lingua, laddove si vuole intraprendere nuove posizioni di mercato, è importante, perché quindi permetti di superare il gap che crea l'importatore nei confronti del, diciamo, consumatore finale. Quindi già, insomma, volevo dire questa cosa. Quindi il territorio è tutto. Il territorio è tutto. Io il Veneto vicino, cioè il Veneto chiaramente è fortissimo, ma ci sono mille altri produttori di eccellenza, soprattutto, ecco, voi per esempio siete, insomma, zona del comunque Cilento, però che non hanno nulla da invidiare, ma è proprio il territorio che può soltanto davvero sostenere davvero concretamente il lavoro di queste eccellenze, da nord a sud io parlo, quindi ecco. Quindi sì, spero che Alfonso non mi stia bacchettando. Ma volevo dire solo una cosa, no, io quando parlavo di emozioni, le emozioni vanno legate al territorio, ti dico anche questo, non è che lo dico io, tutti quanti quest'anno sono 10 anni che l'UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea, no? Come patrimonio immateriale, però tutti dicono la dieta mediterranea è importante perché mangiano la verdura, mangiano la carne bianca poca, mangiano quasi mai. Però se voi andate a leggere il perché nelle motivazioni, soprattutto si punta sullo stile di vita. Il riconoscimento della dieta mediterranea è innanzitutto per lo stile di vita, per la solidarietà, dice testualmente, e per la condivisione sociale. Poi si parla, però purtroppo questo messaggio non è veicolato bene per colpa proprio di noi giornalisti, capisci? Che parliamo della carne, di questo, però non diciamo perché c'è uno stile dietro, c'è un paese. Quando io vado nei bellissimi paesi cilentani, e Monica e Francesco lo sanno, che cosa succede? Io dico sì, è tutto molto bello. Il problema di fondo, sai qual è? Per poter fare rete, per poter portare turisti, per poter raccontare la storia, è che questi paesi, la prima cosa che bisogna fare è non farli morire, non farli abbandonare. Per non farli abbandonare è necessario che ci siano dei servizi, perché io capisco, quando dei bambini, quando tolgono le scuole, che un bambino dalla prima elementare deve fare 10 chilometri, no? È difficile, se c'è un problema di salute è difficile, è chiaro che tutti vorranno abitare in città, non so se hai mai capito. È un problema. Io dico, abbiamo detto le stesse cose, io non parlo mai del prodotto staccato, il prodotto è espressione del territorio ed è espressione di chi lo fa. Però al consumatore, soprattutto magari anche straniero o anche italiano, magari arriva prima la comunicazione del territorio, poi il prodotto. Allora, questo è il territorio in primis, la cosa vera, grande patrimonio su cui si deve puntare.
è la qualità del... Tanto è vero che il nuovo core business di Airbnb non sono più le prenotazioni dell'appartamento o la stanza, ma le esperienze turistiche, insomma, il turismo esperienziale, le esperienze, non so, il pranzo a vendemmia. Cioè sono stata 2 anni in un'azienda vitivinicola in Toscana, nel Chianti, a vendemmiare e a comunque capire bene alcuni processi della vinificazione del Chianti, perché proprio mi appassionava. Loro praticamente avevano una marea di turisti australiani che venivano, pagavano per venire a fare l'esperienza, la vendemmia, una settimana, venivano a vendemmiare. Questi erano felici come delle bambine. Rimuovere la costiera amalfitana, per esempio. Esatto. Dopo questo c'è anche una cuoca, io a me non piace la parola chef, una cuoca del Cilento, che Monica, che fa diciamo dei corsi per turisti. E anche là vanno soprattutto turisti giapponesi. Ecco, fanno il corso, fanno la lezione, mangiano insieme, no? E questa è la cosa. Quindi è il territorio che va avanti. Ma il territorio, io partivo in maniera, come devo dire, lo davo per scontato che si partiva dal territorio. Perciò dicevo, è inutile che tu mi dici questa marmellata è ottima se non me la colleghi al posto da dove viene, non so se hai mai capito. Sì, 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 è vero. È vero, al territorio e cosa il territorio può offrire. Sì. A chi viene a scoprirlo, quindi servizi. L'approccio intermodale, sistemico, non è mai... Esatto. Quindi la promo territorio e prodotti vanno a pari passo. Sì. Quindi non esistono i prodotti senza territorio, non esistono territori senza prodotti. Però io vedo tante che ci si focalizza molto sui prodotti, perché chiaramente ognuno, cioè il produttore... Si dà l'anima, il cuore per comunque far valere, risaltare i propri prodotti, però è solo, ma è una logica abbandonato. E 70 non è assistito, ma è una logica vecchia. Il Cile, che è un paese che rispetto a noi recentemente ha fatto il vino, lo comunica in maniera meravigliosa rispetto a noi. Esatto, perché quindi insomma... È una logica di produzione. Già, ripeto, sì, ci sono quindi delle... Ma pensa, Giulia, hanno fatto una cosa bellissima, si sono tolti i marchi locali, vabbè, noi abbiamo le nostre indicazioni, hanno creato un prodotto unico nazionale, un'etichetta unica. Sul come fanno i francesi in Cina, sono arrivati insieme, sì. I francesi sono arrivati insieme, champagne, punto, non è arrivato, no, ma sono questa, DOP, sono questo, cioè, bisogna anche a volte... Volevo approfittare della tua presenza, perché l'hai detto tu prima, ma ci terrei che lo ripetessi. Allora, noi abbiamo anche un altro problema, che è il digital divide, ma anche la conoscenza del personale dell'inglese. Ah, sì. Sapessi quante volte sul sito scrivevano le email dall'Inghilterra per prendere e non avevano dall'altra parte la persona che sapeva rispondere. Ah, ok, d'accordo. E quindi... Mi puoi dare conferma, tu che sei... Sì, sì, mamma mia, sì, sì, assolutamente, ma io lo vedo anche adesso abbiamo fatto per in qualche modo una campagna di promozione per sostenere le botteghe artigiane del comunque Friuli Venezia Giulia, quindi mi hanno chiesto quindi un supporto con questa agenzia, abbiamo fatto questa campagna e di queste 25 aziende, cioè piccole botteghe artigiane, cioè, quante avevano un sito fatto bene? 5. Tutti anche quello è un problema. Così. Ma allora loro pretendevano che, aiutateci a vendere. Ho capito. Allora, io ti faccio levare il traffico nel tuo sito, ma poi se dopo queste persone escono, comunque se ne vanno, cioè, quindi bisogna, diciamo, anche capire quanto è importanza la presenza digitale. Questa presenza digitale come va, a mio avviso, suddivisa in 3 step fondamentali. Il primo, il brand è tutto, quindi capire esattamente il proprio valore, la propria identità e capire qual è il target a cui ci rivolgiamo o i target e declinare un sistema narrativo in base ai target ai quali ci vogliamo rivolgere. E poi vi faccio dare un piccolissimo esempio. Sicuramente amplificare la narrazione, quindi significa
quindi stampa, web, quindi digital, quindi campagne, quindi in qualche modo fare confluire il traffico, perché la vera forza di una qualsiasi azienda online è il proprio sito web. Quando io sento o magari interpellano quelle cantine che mi dicono mi aiuti a gestire la pagina social, ma con quali obiettivi? Poi magari hanno un sito vecchio fatto male, dico no, prima avete sito bilingue? No, fatelo bilingue. Come sono le vostre pagine? Sono ottimizzate bene? Sono le pagine, comunicano in maniera efficace la vostra presenza? Quindi, perché i social sembrano che siano una scorciatoia per fare arrivare, per migliorare il business, ma i social sono un mezzo per creare delle relazioni. Esatto. Nel mondo digitale, ma esatto, la vera casa nel mondo digitale rimane sempre solo il sito, il proprio sito web, il proprio sito istituzionale. Quindi nel senso, un sito, poi parlando di food and wine marketplace online tipo Tannico o Vino 75, allora sentivo un webinar un po' di mesi fa sotto chiaramente e Covid, chiaramente vino Tannico da 1500 bottiglie vendute al giorno è passato a 18.500 bottiglie al giorno, quindi insomma è cresciuto moltissimo. Può una cantina o magari una piccola azienda che produce delle eccellenze competere con questi grandi food and wine marketplace? No, sicuramente, però ci può essere magari nel packaging metti un coupon, metti un Deplian, stimolo a venire nel sito. Quindi il sito non potrà mai competere con i prezzi che potrà fare un portale come Tannico, come altri, però comunque è sempre, prima o poi il cliente è incuriosito, viene a vederti chi sei e già da lì puoi creare una relazione, una comunque comunicazione efficace. Questa è un'altra cosa molto importante. Un'altra cosa importante è fare retargeting. Cosa significa? Quando un utente arriva nel sito, tramite Google, tramite Facebook, si può monitorare, chiaramente in formato anonima, il comportamento dei visitatori e riproporre loro delle successive campagne di comunicazione. E in qualche modo ci si sente un po' comunque seguiti, no? Perché quante volte vi è capitato, non lo so, magari siete su Amazon o su Ikea, vedete un prodotto, poi andate nei social e vi appare la sponsorizzata, diciamo, con quel prodotto o con quella categoria di prodotti. Questo significa fare retargeting online, ma questo significa non fare una pubblicità invasiva, ma fare una comunicazione in linea con l'interesse che il visitatore ha dimostrato. Mirata di fan, ecco, diciamo, okay. Questa è una cosa importante. E sicuramente poi è emerso che durante questa pandemia il consumatore vuole essere rassicurato, quindi tutte le varie origine, la tracciabilità, la certificazione sono comunque elementi che vanno comunque inseriti. E detto questo, volevo adesso parlare il sito web e la comunicazione, storytelling, queste cose qui sono cose sicuramente importanti, ma vengono fatte dopo che si è fatto un'analisi. Allora, vi faccio questo veloce esempio. C'è questo cliente che, su cui adesso stiamo lavorando, su cui chiaramente non posso fare nome, è un cliente importante che fa mercati settimanali da oltre, insomma, 50 anni. Sono in provincia di Treviso, sono partiti comunque da comunque questi nonni che vendevano formaggi, salumi, così che poi sono poi man mano aumentati con la loro gamma di prodotti, e un po' di anni fa, una quarantina di anni fa, hanno deciso di fare prodotti a base di pesce con ricette venete friulane, in particolare ricette venete tipo baccalà alla vicentina, baccalà mantecato e così via. Fin qui dite ok, per loro cosa hanno fatto? Hanno per oltre 15 anni continuamente migliorato, ottimizzato la ricetta, seguito i consigli delle persone che andavano a fare la spesa. No, ma secondo me mettici più sale o meno sale, mettici un po' più olio, meno farina. E quindi man mano hanno comunque migliorato le loro ricette, tanto è vero che adesso hanno deciso di fare il grande salto, andare online. Loro hanno una forte base di vendita locale,
adesso hanno deciso di comunque quindi anche aggredire il mercato online. Per fare questo però, una qualsiasi azienda, prima di fare questo cosa fa? Deve capire chi è, quali sono i loro valori, a quale target fa riferimento. Questa azienda, per esempio, quindi propone per esempio il baccalà e alcune selezioni di formaggi, diciamo, seguendo le ricette tipiche, ma rivisitate in maniera più in base alle esigenze dei consumatori attuali, che richiedono una cucina molto più leggera, meno succulenta, tra virgolette, perché c'è molta più attenzione a comunque l'aspetto salutistico. Quindi un equilibrio tra, diciamo, le due cose. Allora, Giussi, hanno unito al discorso della bontà del prodotto, definiamola così, perché tu sai che odio il termine qualità, anche questo approccio strategico di vedere un attimino quale fosse poi la corrispondenza con le esigenze dei loro consumatori, giusto? Esattamente. Hanno ascoltato il loro consumatore. Esattamente. Monica, per caso posso condividere al volo? Sì, allora ti rendo ospite, sì. Però quando hai finito mi rendi tu ospite. Sì, 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 ma tanto sì. Insomma, sì, sono giusto 4-5 slide. No, quindi, è giusto per... Quindi io monto, cosa ho fatto? Questa azienda non ha zero presenza online, zero, soltanto una pagina Facebook, quindi ho dovuto fare tutto uno studio a monte del cliente, quali sono i competitor, se ci sono questi competitor, come comunico e come fanno percepire il loro prodotto, perché è importante capire quali sono i tuoi competitor, come i consumatori percepiscono il tuo competitor nella loro mente, e esatto, quindi capire... Il posizionamento del brand. Il posizionamento del brand, ecco, esattamente... Voglio un attimo dire a Monica che quando mi riferivo alla percezione non alla realtà, mi riferivo a livello di brand, e poi è chiaro che conta la realtà a livello di consumo, ma mi riferivo a questo che sta dicendo appunto Giussi. Quindi quando io ho chiesto, ma caro cliente, quali sono i tuoi consumatori? A tutti. Dico tutti, ma vengono sia magari giovani, sia le persone magari che vogliono fare un pasto veloce, che vogliono magari avere un piatto pronto di baccalà, come può magari venire il signore che vuole fare una cena e vuole comunque fare belle figure e così via. Quindi di fronte a tutto questo capisco che loro poi adesso hanno preso in mano i figli di questa famiglia, vogliono in qualche modo tenere la tradizione ma reinterpretarla in chiave più comunque attuale, quindi ho dovuto trovare, diciamo, un connubio tra tradizione e comunque le nuove esigenze a tavola comunque delle persone. Allora, dunque adesso faccio un attimino, vediamo, allora faccio condivido schermo, quindi vediamo se riesco. Allora, eccola qua. Ditemi se la vedete. La vedete? Sì. Perfetto. Questo è uno schema che abbiamo fatto. Allora, io vabbè, ho comunque oscurato il nome del cliente. Dunque, sono due le domande. Cosa fa e a chi si rivolge? Quindi, propone piatti di una certa qualità. Ok. Che si basano sulla comunque tradizioni, ma con comunque ingredienti, comunque con pochi ingredienti di qualità, eccetera, eccetera. Sono però ricette rivisitate leggermente, quindi una tradizione, ma comunque, diciamo, vista poi in chiave moderna. Chi sono i clienti ai quali loro decidono di rivolgersi? Tre target. Sono chi ha a cuore la propria salute, quindi persone che vogliono mangiare leggero ma gustoso, persone che magari vogliono comunque, diciamo, amano comunque cucinare bene, e magari persone che magari amano i sapori tipici ma non sono particolarmente legati a livello emotivo a comunque tutta una certa storicità. Capire quali sono i tuoi prodotti, le potenzialità, le caratteristiche e qual è il tuo target ti permette che cosa nel web? Di definire il tono di voce. Cioè, in che modo io comunico? Allora, in base a quali prodotti e al target, io vado, diciamo, a definire lo stile.
Tanto è vero che noi abbiamo poi definito tre modelli di persona. Quindi il target, tipo, non so, il target ricercato, chi è? Colui che, magari, non so, il classico, non so, Alessandro Rossi, sono nomi inventati, sono proprio avvocato, 38 anni, gli piace mangiare bene, spendere bene, non ha particolari interessi legati al passato. Hai fatto una segmentazione collegandola a un tone of voice e poi ti sei creato le buyer persone. Esattamente, le buyer persone. Poi la signora, la mamma di famiglia, la signora, non so, Francesca Neri, che è una mamma di famiglia, che lavora, ha poco tempo e vuole magari trovare dei piatti buoni, gustosi, da comunque proporre per comunque, diciamo, salvare comunque il pranzo, la cena, ma che non deve essere l'unico modo col quale viene percepito il brand, il prodotto. Perché poi, questo è importante, capire come si vuole essere posizionati nella mente del, diciamo, consumatore. Il signor Giovanni Vito, il signore, quindi un signore che ama la tradizione, hai comunque una persona che chiama comunque la cultura, e quindi è fortemente legato anche alle tradizioni. Quindi quando si parla di tradizione culinaria e tutto, attenzione, è un modo di comunicare importante, ma non è l'unico con il quale noi dobbiamo o possiamo decidere di arrivare al proprio target di riferimento, soprattutto quando abbiamo più target a cui noi ci vogliamo vogliamo raggiungere. Quindi, una volta fatte le buyer persona, che sono sostanzialmente queste tre, si è deciso il tono di voce. Quindi, come devo parlare? Magari in maniera amichevole, diretta, semplice, ma non troppo. Devo essere evocativo, perché queste sono ricette fortemente evocative, ma non troppo nostalgiche, quindi devo comunque avere un rimando al passato, ma sempre con comunque una forte attenzione al presente, perché loro in questo modo vogliono essere percepiti e vogliono che il consumatore li percepisca. Poi un tono informativo, quindi dare chiaramente la comunque tutte le informazioni necessarie al consumatore. Questo fa parte, questo lavoro, tutto quello che riguarda la brand identity e soprattutto anche la comunicazione, che riguarda sia la parte scritta che anche la parte visual. Ora vi faccio vedere proprio velocemente gli ultimi 5 slide, in cui faccio vedere come ho voluto, insieme allo stylist e al fotografo, reinterpretare la comunicazione visiva di questi piatti con, siccome questo produttore, mi correggo, questa comunque azienda fa questi piatti usando pochissimi ingredienti e ci teneva che la qualità degli ingredienti e la comunicazione e che gli ingredienti pochi ma buoni venissero percepiti, questa cosa verrà fuori nel copy, quindi tutta la parte, quindi, della comunicazione, ma anche nel visual. Allora, nel visual non ho fatto una comunicazione legata alla storia, al passato, a comunque a questi piatti comunque unti, ma comunque mettendo molto bene a fuoco gli ingredienti e la qualità. È chiaro che dopo ci sarà tutta una parte evocativa sulla parte di storytelling aziendale, ma sull'e-commerce, dove io mi concentro per la vendita online, perché nel mondo digitale l'occhio sarà l'occhio a chiudere la vendita. Quindi quello che legge, quello che io riuscirò a comunicare, mi aiuterà poi a vendere, a concludere la vendita. Chiaramente quando ho comunque un e-commerce. Questo, per esempio, è... È un po' il concetto, Giussi, del visual hammer, del martello visivo, sì, che dà la conferma... Esatto. Questo è un baccalà alla Vicentina. Hai fatto un lavorone, Hai fatto un lavorone. Sì, sì, ma questo sì, è proprio giusto uno span. Questo, per esempio, è il baccalà alla Vicentina, tutti gli ingredienti e il piatto. Quindi qua io metto grande enfasi agli ingredienti, e quindi io voglio comunicare cose che quel piatto finale, in realtà, poi dopo c'è tutto un altro anche chiaramente comunicazione dietro, ma parte da questi ingredienti. Ti posso dare un dato da visivo, da visual hammer? Sì. È perfetto anche come chiudere, immagine con il cucchiaino e la goccia d'olio, è spettacolare. Sì, poi... Guarda, questo... Frank, io le ho viste queste foto. Mi sono innamorata. Un lavoraccio, abbiamo fatto un lavoraccio.
E mi rendo conto, scusa Frank, che ragione, oggi, è bellissimo. Che oggi comunicare effettivamente, soprattutto da un punto di visual, visto che oggi siamo, sì, è meglio non comunicare se devi comunicare. Cioè, era molto facile cadere nella tentazione di fare vedere il pentolone col baccalà che girava, il fumo che veniva fuori. Era molto, molto facile e la tentazione era forte, ma io dovevo comunicare e ho analizzato i competitor, ho visto come comunicavano, io ho voluto in qualche modo differenziare completamente questa azienda e far parlare in maniera molto forte gli ingredienti, il prodotto. Giussi, fagli vedere la famiglia invece. Non posso fargliela vedere adesso. Questo è il baccalà mantecato. Loro per esempio fanno un baccalà mantecato senza aglio, senza prezzemolo, per renderlo come una base. Poi questo è il baccalà rosso alla veneziana, quindi anche qua sempre un po' di... Sempre comunque, ho scelto questo comunque mood, sempre gli ingredienti e il piatto. Ed è cambiato ogni volta i codici visivi, mi permetto di fare questa nota. Allora, nel primo caso rispetto alla Golden Aurea di Fibonacci, nel secondo caso è centrato completamente, nel secondo caso è tutto spostato a sinistra, quindi destra, sinistra e centro, perfetto. Sì, allora. Qui è stato, qua c'è il baccalà rosso alla veneziana, quindi un modo molto rosso, così insomma, quindi ok. I colori. Questo è l'insalata di mare, quindi anche qua così. Queste sono le sarde in saor, un tipico piatto veneziano, quindi con uvette e pinoli. Anche qui, quindi, gli elementi. Quindi ho scelto un tavolo di marmo bianco tipo vecchie pescherie. E quindi così, diciamo. Qua, poi dopo c'è una selezione di comunque frico, che è un piatto tipico friulano. E qui ho scelto invece più una tavola dove si è appena terminato di desinare. E poi dopo, diciamo, dei formaggi e così via. Allora, il concetto è questo. Adesso ho una domanda collegata al grande lavoro che hai fatto. Sì. Allora, e spezzo una lancia contro i food influencer. Allora, sembra facile fare una fotografia. Ecco, dietro quella foto che è perfetta, c'è tanto di quel ragionamento, di quel lavoro che non si può immaginare. No, guarda, ho fatto un lavoraccio. Quello che volevo dire io prima. Sono tutti bravi oggi a comunicare. La comunicazione, basta la foto del piatto, non è vero, però c'è un lavoro e non tutti i fotografi, mi permetto di dire, non tutti i fotografi sono adatti a fare fotografi di cibo. Ci sono, allora, proprio opposta, sì. Questa però è un'azienda, allora era molto facile vendere e dopo concludo e chiedo scusa interessantissimo, sono troppo dilungata, spettacolare il lavoro. Bellissimo, chiedo scusa, grazie. Era molto facile vendere un e-commerce da 29 euro al mese. Ho detto, benissimo, voi volete l'e-commerce da 5.000 euro? Io ve lo do, ma io non vi posso promettere che vi aiuterò a vendere. Perché dovete prima costruire la brand identity, comunicare molto forte, perché loro volevano, il loro obiettivo è vendere online. Quindi io dovevo aiutare l'agenzia e questa azienda a capire come fare. Quindi fare tutta un'analisi. Quindi ho detto, o voi siete in grado, potete spendere, e allora possiamo pianificare storytelling, comunicazioni, la parte di e-commerce, il tono di voce, il target. Altrimenti, se volete, io il sito da 5.000 euro, fate un po' di foto voi, ve lo do, ve lo caricate, però dopo, detto questo, io basta. Più di questo non vi posso aiutare. Quindi, quando un'azienda parte, decide di essere online, è chiaro che ogni azienda ha delle proprie risorse, io me ne rendo conto. Però bisogna capire che l'essere online significa proprio avere uno spazio in cui si può decidere come comunicare, ma essere consapevoli che è un impegno, un costo, chiaramente. È un costo e che comunque, cioè, sempre di più, chiaramente ormai gli e-commerce saranno fondamentali nell'online, ma l'e-commerce è un progetto serio, è un impegno serio. Ma anche qui il territorio può dare un sostegno e anche il territorio può fare delle comunque campagne in sinergia con i produttori. Cioè, il territorio aiuta sempre alla fine. Il territorio ci deve essere come comunque collante, perché questa azienda comunque viene da comunque un territorio importante, il Veneto, e quindi ha un bellissimo collante dietro, a Venezia, la provincia di Trieste, ma soprattutto Venezia e tutte le zone balneari
della Bassa Venezia, Bibione, Carlo, Jesolo, Venezia. Stai parlando, Giusy, comunque sempre di un territorio ricco, cioè diciamo, di una regione sì, che d'accordo. Ha... un'azienda, quindi che d'accordo. Trovi anche aziende che riescono a investire. Io mi metto anche nei panni dei piccoli produttori cilentani o calabresi o pugliesi che hanno difficoltà a uscire fuori, quindi il tuo discorso va benissimo, bisogna in qualche modo aiutarli a capire che magari togliere da un investimento che può essere meno importante ed investire proprio oggi assolutamente in questo il discorso e-commerce online. A loro manca, a alcuni produttori manca proprio la cultura dell'online, per loro significa fare solo la foto su Facebook e basta. Non hanno sito. Esatto, non hanno sito, e non mettere la segretaria, il cugino, l'amica sì. della sorella a pubblicare sui social. Esatto, cioè, esatto. Ci deve essere una strategia a monte. Il digitale non è un tappabuco, qualcosa per tappare una falla. Adesso è il futuro. Anche che sia anche un ristorante o tutto, ci vuole una strategia, comunicare in maniera efficace e corretta in base alle proprie forze, io mi rendo conto, però esserci. Io ho visto, qual è quell'azienda di fichi, Monica, bellissima? Ah sì, Santomiele. Santomiele sì. Che è bello il sito. Ha fatto anche loro, cioè hanno fatto un servizio, hanno fatto una comunicazione visual bellissima. Quindi nel senso, sicuramente è un'azienda sì, che ha comunque investito. Però poi dopo bisogna vedere, dopo c'è il sito, poi c'è il SEO, cioè, sono tante cose che messe insieme aiutano a far confluire il traffico giusto per il sito, perché l'importante non è far arrivare 100.000 persone, ma far arrivare le persone giuste che comprano, le persone che comprano, le persone interessate a quel prodotto, che vogliono quelle cose. E quindi ecco, diciamo che insomma, l'online è un insieme di più strumenti, di più canali che devono lavorare in sinergia, ecco, sempre insieme al territorio. Grazie della... No, allora, scusatemi, ho parlato troppo. Giusy, io personalmente ringrazio te, perché veramente questa è stata una lezione proprio di strategia. Ora volevo dire due parole, però c'è il progetto di Morena e di Barbara, vero? Ma ne abbiamo già parlato anche prima, non togliamo spazio. No, io penso che ci sarà comunque nuove occasioni, perché adesso mi sa che Tommaso mi tira le orecchie, dice ma che ti sei messa in testa. Comunque, per concludere, stanotte ho avuto un altro grande progetto. Lei ha i progetti di notte, Monica. Sono svegliata. Pensando alla resilienza dei calabresi, dei cilentani, mi è venuta in mente un'idea, poi dopo la butto lì alla fine, però volevo concludere questa cosa, poi i saluti li lascio a Tommaso, le conclusioni li lascio a Tommaso. Le parole che sono uscite fuori sono parole chiave, che sono comunicazione, storytelling, esperienza, racconto, soprattutto oggi in versione digitale, quello che noi ci siamo dovuti imparare di corsa. Io devo essere sincera, sono molto soddisfatta di questi appuntamenti. L'obiettivo è centrato oggi mai come oggi, chiacchiere tra amici, ci si confronta, ci si racconta ed escono fuori queste cose. Mi viene da dire, e concludo con la parola iniziale, ci siamo messi insieme, abbiamo fatto rete, network, è vero? Stiamo facendo ancora in questo momento, è proprio l'immagine emblema della rete, raccontarsi e raccontare i territori. Mi è arrivato un messaggio poco fa di un mio amico che mi diceva che sta sentendo su internet questa cosa. Mi scrive questo: non esistono prodotti senza territorio, non esiste territorio senza racconto. Non esiste racconto senza esperienza emozionale. Quello che dico io è questo: oggi dobbiamo però formarci, dobbiamo prepararci. Non eravamo pronti a questo scatto così. I nostri territori erano, e qui cade a bomba l'idea della cosa di stanotte: non tutte le strade portano ai turisti. La strada che abbiamo adesso, che si sta aprendo, è una strada molto veloce, che sulla fibra ottica, non è sull'autostrada. Quindi è necessario una strategia comune di rete tra territori, tra enti, tra persone e tra aziende.
ci vuole la formazione, e a questo punto poi dopo tiro la palla al tiro la palla a Tommaso, ma fondamentalmente, come dicevo, questo è soltanto il principio. Io invito Tommaso ad invitare Giusi e altri di voi a fare delle giornate formative per il territorio, perché l'obiettivo è questo. Monica, ma... però non mi puoi togliere le parole di bocca. Io poi... ma noi se ciò siamo... Tommaso lo fa sempre, vai tranquillo, perché noi anche nelle nostre riunioni domenicali, Monica, è un vulcano, ho trovato qualcuno più vulcano di me. Io tra l'altro vi invito a questo progetto, che adesso lo dico subito. Finite i salotti delle feste, subito dopo le feste, cominciamo con il caffè nel salotto, una sorta di gara mi è venuta in mente, ma adesso dico la parola così, poi dopo Morena mi tira le orecchie, un challenger tra imprenditori eretici e resilienti. Vorrei che ci fosse, quindi voglio invitare per esempio appena possibile i clienti di Giusi, da altri territori, con quelli di Morena, con quelli nostri, con quelli che conosce Alfonso, e metterli insieme, parlare, fare una sorta di match a due. Penso che sia dare questi input al territorio, almeno noi come fondazione lo dobbiamo, vero Tommaso? Soprattutto dobbiamo formare. Mi viene subito in mente che c'è stato il primo gap del nostro territorio, è quello lì della lingua. Quindi noi abbiamo anche una scuola di inglese, cioè, non so se Vince c'è ancora. Sì, ve lo vedo. La direttrice della nostra scuola di lingua. Sì, è vero. Chi ci sono? Ho il microfono silenzioso per non disturbare, ma ci sono, vi seguiamo. Dobbiamo assolutamente ragionare sul territorio, nella formazione linguistica. Io non dico niente più. Ho buttato la gara nuova, ma adesso giro la parola a Tommaso che fa le conclusioni e vi voglio ringraziare. È stato un pomeriggio veramente... da brivido, ecco, mi è piaciuto moltissimo. Io comunque aspetto il pacquozzo, come dice Monica, la guantiera. Il pacquozzo lo dobbiamo fare con le aziende del Cilento, te l'ho già assolutamente detto. Appena supererà la frontiera, mi troverai alla frontiera Germania-Austria. Perché voglio vedere che resiliente è, com'è resiliente. Passo la parola a Tommaso e ringrazio tutti. Un caro saluto veramente a tutti, un caro ringraziamento. Io che ringrazio tutti, le aspettative che avevo all'inizio non sono state assolutamente deluse, veramente vi ringrazio, ci avete dato una lezione pregevole. Dovendo tirare le fila del discorso, non voglio fare un torto a nessuno, ovviamente dal mio punto di osservazione parlo del Cilento, ma credo di poter condividere con Morena un'esperienza sociale, direi, simile. Senza fare torti a nessuno, appunto, devo inevitabilmente dire che qui ci sono tante realtà che si muovono nelle direzioni che avete indicato. E però c'è un certo scollamento. Noi ci relazioniamo con imprese che in qualche modo sono riuscite a intercettare il turismo straniero e ai turisti stranieri riescono a vendere con soddisfazione reciproca i loro prodotti. Però poi un'azione sistemica come quella che viene da territori culturalmente direi più attrezzati mi sembra che ancora manchi, nonostante gli enormi sforzi che da anni e anni si fanno in questa direzione. Cioè, quello che è davvero sorprendente è che sul tema delle reti, sul tema del fare rete, sul tema del promuovere il territorio, si investono i fondi comunitari da decenni, però non si riesce a superare il gap culturale, almeno non in maniera significativa tale da proiettarci a livelli che possano essere paragonabili a quelli della Toscana, del Veneto o dell'Alto Adige. E la risposta a questa domanda non può che essere di carattere culturale, per cui io veramente ringrazio Monica per aver promosso questa iniziativa e la ringrazio ulteriormente per la volontà che ha manifestato questa sera di portarla avanti.
perché questi incontri, queste azioni sono a mio avviso preordinate a percorsi formativi che pur sono necessari, perché fino a quando non si richiama l'attenzione su certe tematiche, anche il percorso formativo non viene percepito nella sua importanza. Per cui ben vengano tutti questi momenti di confronto che possono essere allo stesso tempo momenti di promozione e progettazione, anche perché no, di percorsi formativi dedicati. Dobbiamo in qualche modo, attraverso questi strumenti che ce lo facilitano, raccontare quale direzione culturale ci proponiamo di imprimere per uno sviluppo della cultura del territorio che favorisca poi tutti i processi di cui avete parlato tanto mirabilmente. Vi ringrazio davvero di cuore, soprattutto per la partecipazione che vorrete assicurarci in futuro. Voi. L'appuntamento è domani per parlare di turismo, perché non abbiamo mica finito. Che bello. Quindi il fatto che siete venuti oggi nel nostro salotto non significa che domani non... Io vi sto seguendo, non so se domani, perché alle 6 abbiamo un'altra intervista, ma sicuramente io vi sto seguendo, anche se non mi paleso, perché magari sono in fase lockdown tedesco, quindi magari non sono sistemata, però vi sto seguendo assolutamente. No, comunque veramente grazie a tutti. Vi invito a seguirci, invito a seguire un po' tutti quelli che ci stanno anche guardando in diretta Facebook nei prossimi appuntamenti, e perché io penso che questi momenti, cioè la pandemia da un certo punto di vista ci ha aiutato. È anche viviamola come un'opportunità. Sì, sì, io sono convinta che almeno per me, dal mio punto di vista, è stata una grande opportunità anche di ampliare la rete delle mie amicizie, tra cui voglio dire veramente, insomma, oggi voi siete testimoni di tutto. Tra l'altro col console abbiamo anche degli amici in comune, quindi siamo usciti quasi apparenti. Sì, sì, volevo farvi solo una domanda. Ma voi sapete che cos'è il gourmet? Lancio questa domanda. Come nasce la figura del gourmet? Io no. Nell'antichità c'era il grom, che era il vassallo dei signori. Siccome tra di loro c'erano queste lotte, faide familiari, e spesso si avvelenavano il cibo. Ah, sì! Sì, ho capito chi è. Ah, era quello che assaggiava. L'assaggiatore. Sì. Il segno della croce. Se no rischiava la vita a distinguere gli elementi. Che bella cosa. Oggi è rimasto solo l'avvelenamento delle suocere, per il resto non si fa più. Quindi io vi invito anche a vedere la WEG, l'Unione Europea dei Gourmet, che io faccio sempre una battuta, è un misto tra un gruppo di amici degustatori che si riunisce e proprio una sorta di sommelier, no? Quindi è diffusa capitalmente in tutta Europa, in particolare anche in Italia, più al nord che al sud, ahimè lo devo dire, e stiamo cercando avanti di portare avanti questa battaglia, perché veramente ci teniamo a informare sul cibo e sulle buone prassi. E quindi vi volevo ringraziare a nome del consolato, non solo di Salerno e d'Avellino, ma anche proprio del consolato nazionale della WEG. Grazie mille. Sicuramente appena sarà possibile ci incontreremo tutti di persona. Vi voglio sul tavolo. Questi incontri diventeranno tutti in persona nel nostro auditorium, vero Tommaso? Vabbè, questo allora, grazie a tutti, penso che ci vediamo. Buone feste, buone feste. Veramente abbiamo sforato. Sì, colpa mia. No, grazie. Anzi, giusto, se avessi parlato per un'altra ora ti avrei seguito ancora più, così proprio con gli occhi sgranati. Sono andata velocissima, che volevo dire più cose che riuscivo a dire, insomma, quindi scusate. Grazie soprattutto, la velocità. Grazie Giussi. La coinvolgeremo veramente prossimamente su una giornata formativa per tutti. Ciao a tutti. Sì. Arrivederci. Mi raccomando, un appuntamento sul turismo. A che ora, Monica? Ricordalo, a che ora? 17.30. 17.30. Ma tanto io dormendo tutti, quindi. Non avevo dubbi. Ciao. Buona serata. Ciao.